Ben ritrovati a tutti e buon anno nuovo! Eccoci entrare nel 2020, ma sapete perché non solo per la musica, ma potremmo dire per tutta l'umanità, è importante questo anno? Ebbene, ricorre il 250esimo compleanno di Beethoven. Nei video precedenti, pubblicati in collaborazione tra Pillole d'Opera e la Giovine Orchestra Genovese, abbiamo raccontato alcune curiosità ed accennato ad un grande progetto, ma ora è giunto il momento di una vera e propria chiamata alle armi. Ricapitoliamo. La Giovine Orchestra Genovese sta portando avanti un impegnativo progetto con lo scopo di offrire gratuitamente a tutti alcuni interessantissimi eventi dedicati al compositore tedesco. In particolare verranno offerti alla città di Genova 3 cicli di concerti gratuiti a Palazzo Ducale e a Palazzo Spinola. Nel mese di marzo dunque si potranno ascoltare, accompagnati da approfondimenti e introduzioni a cura del musicologo Daniele Faravelli, le cosiddette sinfonie trascritte, ovvero le sinfonie di Beethoven stesso per trio, le sinfonie nella trascrizione per pianoforte di Franz Liszt e le sinfonie nella trascrizione per violino di Hans Sitt. Liszt iniziò il suo lavoro delle 9 trascrizioni per pianoforte nel 1838 e completò soltanto la quinta, la sesta e la settima sinfonia, pubblicate da 2 diverse case musicali. Nel 1843 arrangiò il terzo movimento della terza sinfonia, che fu poi pubblicato nel 1850. A Liszt vennero corrisposti 8 franchi per pagina da Brechtov & Hartel, che per prima aveva commissionato la trascrizione di 2 sinfonie. Durante i viaggi in Europa nel 1840, Liszt potrebbe aver reso note le trascrizioni delle sinfonie, eseguendole nei concerti. Sino al 1863 le trascrizioni non vennero completate e per il completamento Liszt riutilizzò le sue precedenti trascrizioni, annotando i nomi degli strumenti orchestrali che il pianista doveva tendere a imitare ed aggiungendo indicazioni di pedate e diteggiatura per dilettanti ed esecutori a prima vista, come indica lui stesso. Mentre Liszt stava tentando di trascrivere per pianoforte solista il movimento corale della nona, iniziò a convincersi dell'impossibilità di farne un arrangiamento per pianoforte che potesse in qualsiasi modo essere soddisfacente, come scrive lui stesso. E nel 1850 aveva completato una trascrizione della nona sinfonia per 2 pianoforti, ma in seguito fece un ulteriore tentativo. L'intero gruppo di trascrizioni fu alla fine pubblicato nel 1865 con dedica a Hans von Bülow. L'edizione originale delle sinfonie trascritte, quinta e sesta, recava la dedica al pittore e violinista dilettante Jean-Auguste Dominique Ingres. Nel mese di luglio, invece, il ciclo di notturni en plein air giungerà alla sua 6ª edizione e per ascoltarli dovrete recarvi presso il cortile maggiore di Palazzo Ducale, nelle sere indicate, in una perfetta atmosfera notturna per l'appunto. La notte, coi suoi colori, con i suoi suoni e con tutto il bagaglio di emozioni di cui è fautrice, è da sempre elemento di ispirazione per i compositori come Vivaldi oppure Mozart. Il progetto per l'anno 2020 prevede 5 concerti su pianoforte o fortepiano dedicati ai notturni per eccellenza, quelli di Frédéric Chopin, accompagnati da tante composizioni beethoveniane, tra cui le bagatelle e le variazioni alle danze. Per la realizzazione dei notturni Chopin si ispirò alle opere dell'irlandese John Field, a differenza del quale componeva per esprimere le sue intime emozioni piuttosto che per assecondare il pubblico. Il fatto che Chopin abbia pubblicato la quasi totalità dei notturni composti, ovvero 18 su 21, indica come questo genere fosse quello a lui più adatto e interessante. E infine, ci saranno i concerti presso la Galleria Nazionale di Palazzo Spinola, affidati ai musicisti che collaborano per i concerti del ciclo La Giovine Orchestra Genovese nei licei. In programma sono proposte pagine cameristiche di Beethoven, tra cui la serenata in Re maggiore per flauto, violino e viola, opera 25, le 8 variazioni in Do maggiore sopra l'Acida Re la mano dal Don Giovanni di Mozart per 2 oboi e corno inglese, il trio in Do maggiore per 2 oboi e corno inglese e i 3 trii per violino, viola e violoncello, opera 9. Un programma immenso e ricco che aspetta solo voi. E dunque cosa aspettate? Cliccate sul sito www.retedeldono.it, cercate il progetto Beethoven 2020 e fate la vostra parte per realizzare questo fantastico progetto.